Vada marcato. Buonasera, temo di essere un po' in ritardo. Oh, il dottor Brenda, l'uomo dalle mani di velluto. Buonasera, madame. Gradisce un cocktail, ma... E io sono Violetta, la moglie. Piacere. In questo momento mi ho sempre detestato. Sente nervosa? Da piccola mi venivano sempre le nausee. Speriamo che l'abbia superata. Luigino e Carletto aprono l'armadietto. Entra il mago in lato. Trovo il sangrattato. È una canzoncina un po' sciocca, ma guardate, mi piace moltissimo. Ora vi prego di ascoltarmi attentamente. Quando la musica comincerà, mi metterò seduta e porrò le mie mani sopra le vostre. Vi chiedo di non muovervi o di fare la minima cosa che possa distrarmi. È tutto chiaro? Perfettamente. Naturalmente, non posso garantire che avverrà qualcosa. Può darsi che Daphne sia disponibile. Ultimamente ha avuto una cefalea. Povera cara. O qualcuno di voi potrebbe avere un'emanazione. Oh! O potremmo venire in contatto con qualche bruto distruttore. In che senso distruttore? africano. Che questo che c'entra? Niente, Ruta, hai ragione. Senta, tu devi avere uno scopo per fare tutto questo. Non sono così stupida da non accorgermi. Ma non dire stupidaggine, che scopo dovrei avere? Probabilmente avrà
a che fare con l'intreccio del tuo nuovo romanzo? Ma io non sono disposta a fare da cavia per i tuoi esperimenti. Ruth, Elvira è qui, è in piedi a pochi passi da te. Sì, caro, la vedo magnificamente. Oh. È qui, sotto il tavolo, in compagnia di una zebra. Ma Ruth... Non ho nessuna intenzione di continuare a discutere di queste assurdità. Ah, era ora. Vuoi stare zitta? Non ne posso più, me ne vado a letto. Puoi venire a darmi la buonanotte, se credi. Lo vedi che ti vuole a letto con lei? Smettila di comportarti come una donna di strada. Non ho altro da dire, buonanotte. Ruth! Tu stai cercando di farmi impazzire? Sei crudele! Carlo, questo è pazzia, una specie di prudismo. Giurami che non è altro, giurami che non è altro. Ma è prudismo strano. Ma Ruth! Ma se la prima volta che mio marito venisse ad abitare in casa con lei, sarebbe capace di vedere la cosa da un lato meno nero. Il suo tono mi offende. Non ha nessun diritto di offendersi, perché è tutta colpa sua. Vorrei ricordarle che l'altra sera sono venuta qui su suo stesso invito. Su invito di mio marito? Io ho fatto tutto ciò che mi è stato richiesto di fare, cioè una seduta spiritica e mettermi in contatto con l'aldilà. Non sapevo che ci fossero altri motivi. Altri motivi? Sì, evidentemente suo marito era ansioso di mettersi in contatto con la sua prima moglie. Mio marito non era ansioso di mettersi in contatto con nessuno. La seduta fu organizzata solamente per trarre del materiale a un romanzo giallo al quale doveva iniziare a lavorare. Devo dedurre che l'invito mi fu rivolto in uno spirito di derisione. Oh no, niente affatto. Voleva solo prendere nota di qualche trucco del mestiere. Trucchi del mestiere? Questo è intollerabile. Non sono mai stata insultata in questo modo. Non abbiamo altro da dirci, signora Continent. Addio. No, la prego, non se ne vada. Il suo atteggiamento è stato estremamente scortese. E se lei e suo marito siete stati così sciocchi da baloccarsi con l'invisibile per futili motivi e con spirito oltraggioso, tutto quello che è successo è colpa vostra. E per usare una frase corrente, potete cuocere nessun altro modo. Trance.
giù! È il pepe, caro. Accidenti. Silenzio e concentratevi. Spettro arcano, amico odiato, che tu non venga richiamato. Pepe, sale e azote, ti ricacci nella notte. Che versi disgustosi. Sta buona, gira. Silenzio. C'è nessuno là? C'è nessuno là? Se sì, batti un colpo, se no, due colpi. C'è nessuno là? Sei tu, Daphne? Scusami se ti disturbo, ma la signora Considine vorrebbe ritornare. Daphne, hai sentito quello che ha detto? Ci puoi aiutare? E ora? Che è successo? Non lo vedi che è caduta in trance? Io sono ancora qui! Si svegli! Si svegli! Me l'ha marcato! Che è successo? Niente! Assolutamente niente! Ma qualcosa deve aver funzionato! È ancora qui? Sì. Eppure è successo qualcosa? Ho sentito come un brivido! Ecco! Lo risento di nuovo! Carlo, una volta per tutte, che sta succedendo? Guarda come si vede! Tormenti! Oh signora! Dove sono adesso? Vicino alle sue. Le vede! Ti prego, lasciatemi andare, io non ho fatto niente! Smollet! Sediti qui, fa quello che dice Madame Arcati. È stata lei la cosa di tutto, domani mattina la licenzio. Domani mattina potresti non esserci più. Ora, alzati e guardami. Ora a destra, e ora a sinistra. Ora avanti, e ora indietro. È partita! Partita? Sì, è una medium naturale. Come nel caso Hutchinson, ora vuol pregare che sua moglie a stare vicina. E Ruth, Elvira? Non ti permetto di comandarmi in questo modo. Neanche io. Mi dispiace, ma devo insistere. Meriteresti che ci rifiutassimo di fare la più piccola cosa. Edith? Sì. Ti sei pentita di averne combinate così tante? Sì, ma non Carlo. Ed ora, sai quel che devi fare, non è vero? Sì. Oh, Carlo, credo che questa volta funzionerà. Carlo, questo è il mio addio. No, Carlo, smettila, falla smettere subito, devo parlare, devo è dire una cosa. È troppo tardi, Elvira, potevi pensarci prima. Come sei scortese. Carlo, ascolta un momento. Luce! Carlo, volevo dirti che ho visto il capitano Kidd molte, moltissime volte e non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Non crederti di esserti liberato di noi. Tu non ci vedrai. Ruth, Elvira, siete qui? Ruth, Elvira, lo so che ci siete. Beh, volevo soltanto dirvi che me ne vado. E quindi è inutile che restiate qui dentro a girare. Malgrado quello che ha detto Elvira, non credo che i spiriti possano camminare sopra l'acqua. Ruth, tu hai detto che sono sempre stato dominato dalle donne. Avevi perfettamente ragione. Ma adesso sono libero. Libero anche di te. E colgo l'occasione per dirne che ne godo immensamente. Lo sapevo. E via, sei stata una stupida a non credere che io non mi fossi accorto della reazione tra te e il capitano Gerton. Ma volevo dirti che a quel tempo Paola Whistler, che mi interessava moltissimo. Ruth, sono sempre stato fedele. Subito che lo sarei rimasto. Stavi diventando troppo autoritario. E non c'è niente che mi allontani di più da una donna di questo. Dovresti saperlo. Ad ogni modo, adesso ho deciso finalmente di vivermi la mia vita. Potete fare la casa a pezzi come volete. Ve la lascio. Mi raccomando, Ruth. Fatti aiutare da Elvira! Continua, insisto!
No, ma così mamma mia. Stavolta partire è finire un poco. Oh, that's all. That's all. That's all.